qua con Armin Zöggler, reduce dalla sesta medaglia in 6 Olimpiadi, niente male, vero? Sì, devo dire, sono veramente molto contento che ho fatto veramente la sesta medaglia consecutiva delle Olimpiadi e sono stati anche esperienze molto bene e indimenticabili. Peccato per la gara a squadre che ti ha un po' rovinato la media, diciamo, delle medaglie per gara, però vabbè, quarto posto è comunque buono. Sì, il risultato è buono, ma in conta solo le medaglie dalle Olimpiadi, senza dubbi, e per me, ok, per i miei compagni di squadra mi è piaciuto un po' veramente. Com'è stata l'atmosfera olimpica a Sochi in confronto anche con le altre Olimpiadi che hai fatto? No, noi atleti dobbiamo dire, o io nella mia vista posso dire che le Olimpiadi sono state veramente belle, meravigliose, organizzate anche bene, anche i controlli sono stati abbastanza bene e non è scomodo, non sono stati scomodi e in vista degli atleti sono state Olimpiadi veramente belle. E poi prima c'è stato anche il secondo posto in Coppa del Mondo con due vittorie, insomma una serie che continua da tempo ormai. Sì, ho avuto una stagione straordinaria, ho iniziato così e mi ho migliorato da gara a gara e alla fine ho trovato i miei materiali perché ho anche testato molto e mi ho appuntato sempre alle Olimpiadi e finalmente ho trovato il materiale giusto e sono riuscito a salire sul podio. Il futuro dello slittino come lo vedi, sia a livello maschile con Fischnall e gli altri, ma anche tra le donne il doppio? No, devo dire sicuramente quel giovane Fischnaller, Dominik Fischnaller, è molto bravo, è giovane ancora, si deve sviluppare un po', ma io non ho dubbi che lui non si sviluppa, lui è un bravo ragazzo, grazie, e anche noi doppisti sono fortissimi e nei ragazzi abbiamo due ragazzi giovani che hanno anche un gran potenziale e speriamo che possiamo fare veramente anche che alcuni successi in futuro. E il futuro di Armin Zöggler? Adesso mi recupero un po' di vacanza con la mia famiglia e dopo parlo con il mio dottore, con i miei sponsori, con il Comitato Olimpico, anche con la Federazione Federale e dopo vi dirò che cosa faccio in futuro. Grazie mille, congratulazioni, in bocca al lupo. Grazie mille.